di scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Baboleo News, cosa succede in Liguria? Torniamo a confrontarci qui su Baboleo News con il comitato Lungomare Canepa di Genova, arteria del traffico, fetta di città divenute cruciali, anche critiche dopo il crollo di Ponte Morandi per la mobilità nel capoluogo ligure, ci passano in mezzo le vite e la quotidianità dei cittadini costretti a convivere con una situazione complicata. Siamo con Silvia Giardella e Fabio Valentino del comitato. Intanto ovviamente benvenuti e bentrovati, perché non è la prima volta che vi ospitiamo qui nei nostri studi. Ne venite tra l'altro da un confronto recente, parto con te Silvia, assemblea pubblica al Teatro Govi di Bolzaneto con i parlamentari liguri, avete esposto le vostre problematiche, ecco, ripercorriamo assieme un po' i tratti, che momento è per voi e cosa avete detto? Buongiorno, innanzitutto, allora, il momento per noi, per la popolazione di San Pier d'Arena e in particolare di Lungomare Canepa è un momento brutto, perché appunto la situazione non sta migliorando e abbiamo condizioni di inabitabilità, come più volte detto. La novità di ieri è, diciamo, emersa questa possibilità di andare ad intervenire in assemblea pubblica in presenza degli onorevoli, dell'onorevole Pinotti, comunque di parlamentari, certo. E lì ci siamo soffermati sul fatto che non abbiamo ancora ricevuto un'attenzione a livello nazionale di questo problema, perché dobbiamo ricordarci che l'arteria Lungomare Canepa e Guido Rossa è fondamentale per il collegamento a livello proprio europeo dell'est-est-ovest. Ricordiamoci che dalla Francia si arriva in Liguria, si arriva comunque in Italia. Ma poi in questo momento Lungomare Canepa sta sostituendo praticamente di fatto tutto quello che era il traffico. Esatto. Però per l'importanza a livello nazionale di trasporti, di tutto quello che è l'economia, non si parla di questo asse e non si fanno investimenti, non si stanno stanziando dei fondi per mettere in sicurezza le persone che abitano proprio sull'autostrada. Vi siete trovati un'autostrada, esatto, sotto le finestre già da parecchio tempo e soprattutto adesso è insostenibile. Abbiamo chiesto in quella riunione di ieri, in quell'assemblea, che fossero auditi i comitati cittadini, sì, di San Pier d'Arena, quindi come di Via Porro, quelli, insomma, le persone sfollate, i nostri concittadini, ma anche coloro che si trovano a essere l'alternativa autostradale, certo, perché questa è una cosa gravissima e secondo noi a livello parlamentare è giusto che i comitati di cittadini possano presentare problematiche, perché poi sono problematiche serie, anche perché ricordiamo che noi non possiamo vendere adesso i nostri appartamenti perché sono invendibili, certo, e inaffittabili, e quindi è una grossa perdita, non più che altro patrimoniale, abitativa. Ma non si parla di situazioni anche che avete sottolineato, diverse circostanze su più fronti legate ovviamente alla questione ambientale, quindi anche alla salute, certo, dei cittadini, con situazioni che sono monitorabili davvero di giorno in giorno e di ora in ora. Ecco, in questo senso poi vengo da Fabio, sì, perché come è andata ad evolversi la situazione anche nei confronti del comune, perché voi vi eravate mossi direttamente, sì, no? Anche esatto, in maniera... il 22 ottobre siamo stati auditi in commissione per il discorso ambientale, perché si sta richiesta proprio un'attenzione a livello di centraline che possono rilevare l'inquinamento atmosferico e acustico, ma su questo punto si nicchia, perché i vari enti preposti o dicono che non hanno gli allacci elettrici per poter mettere le centraline acustiche, sì, insomma ci sono degli intoppi tecnici che per noi sono molto gravi, perché è necessario che ci sia l'emersione di questo dato, perché è un dato allarmante e solo avendo questo dato a livello istituzionale si può poi agire a livello istituzionale. Comunque ricordiamo che il comune deve tutelare la salute dei cittadini, che in questo momento è gravemente trascurata in questo momento. Assolutamente. Ricordo per chi ci ascolta questo Baboleo News, siamo in compagnia dei rappresentanti del comitato Lungomare Canepa di Genova, Silvia Giardella, Fabio Valentino, ti ho interrotto, stavi a posto. Ci sono tutta un'altra serie di aspetti che state valutando, io penso, chiedo e mi rivolgo a Fabio, legate a questioni giuridiche per inquadrare la vicenda, anche perché voi dite, mi sembra di capire, il fatto che l'appesantimento ulteriore del traffico in quell'arteria era
previsto, prevedibile già in anni passati? Com'è la situazione? Cosa state valutando di fare anche da un punto di vista giuridico, legale? Beh sì, innanzitutto buongiorno a tutti, assolutamente, il rischio in questo caso è che la gronda mare di Genova, cioè il combinato della Guido Rossa e il lungomare Canepa, in un'unica strada venga di fatto a sostituire il ponte Morandi e addirittura l'esigenza di costruirlo. Stiamo parlando per la gronda mare di una... Questo è un grosso timore in effetti, prego, scusa, mi sto interrompo. Assolutamente, questa strada supera il Polcevera con 6 corsie, quindi ben più di quelle del Morandi. La velocità di percorrenza è assolutamente comparabile con quella del ponte necrollato. E avete anche su questo fronte, vi siete lamentati più volte, insomma, per la velocità di percorrenza, no, del tratto, perché poi assolutamente, la questione di vieti è in chiaroscuro, se non altro. Com'è il divieto lì in questo momento? Ma diciamo che esiste un limite di cantiere, sì, che chiaramente non viene e per certi versi non può essere rispettato, perché il rispetto di quel limite da parte di un traffico di portata autostradale causerebbe, lo immaginiamo, ingorghi, crodi a catena. Abbiamo aperto e chiuso parentesi, perdonami. Perfetto, è una situazione che comunque si andrà a normalizzare, ahimè, per noi di lungomare Canepa. Ci rallegriamo invece per gli abitanti delle zone circostanti, quindi Sestri, Cornigliano, che al conseguimento, perfezionamento del lotto 10, quindi dell'allacciamento a Genova Aeroporto della Guido Rossa, vedranno sicuramente migliorare la situazione. Per noi sarà veramente la circonvallazione autostradale. Cosa vogliamo dire? Che è un caso, è un accidente, qualcuno dirà non si poteva prevedere, è successo tutto così per caso. No, purtroppo dobbiamo dire di no, perché già da 10 anni, nel 2008, quando questa gronda mare fu pensata, in realtà esiste uno studio trasportistico di Spea Autostrade che ci dice chiaramente, su previsioni a breve, medio e lungo periodo, che il traffico sulla gronda mare, quindi su Guido Rossa più lungomare Canepa, avrebbe superato il traffico del ponte Morandi. È un dato allarmante, diciamo anche che si continua a costruire come 50 anni fa. Le problematiche che, ahimè, i comitati di Via Filla e Via Porro avevano sollevato rispetto al ponte Morandi, ce le ritroviamo tutte quante lungo mare Canepa, aggravate anche da qualcos'altro, cioè dalla implicita potenziale pericolosità di una strada che sfiora gli edifici. Probabilmente non ha insegnato granché il ponte Morandi, non ha insegnato granché neanche Borgo Panigale. Sappiamo tutti cosa è accaduto. Ora, sì, sì. Sì, la situazione vicino Bologna, certo. Ecco, posso aggiungere un altro dato. In quella commissione che Silvia ha citato, l'ex vice sindaco di Genova ha peraltro confermato che la strutturazione di questa strada non è stata approfondita a sufficienza all'epoca da parte del comune di Genova. Infatti noi abbiamo una situazione di... Parliamo, perdonami per fare nome e cognomi, ex vice sindaco Stefano Bernini, corretto, no? Perché è giusto essere precisi. Cioè. Sì, le registrazioni peraltro di questa commissione sono disponibili. No, non ho dubbio di quello, però per chi ci ascolta volevo, ovviamente potrebbe anche non conoscere di chi si tratta, è giusto informare chi ci ascolta in maniera completa. Prego. Ecco, nello specifico cosa è accaduto? Che noi abbiamo una parte di strada, cioè la Guido Rossa, dove sono presenti le barriere a tutela dell'inquinamento acustico, sì, ed è di prossima realizzazione e perfezionamento anche l'implementazione di nuovi sistemi di abbattimento e del rumore e degli inquinati atmosferici. Dall'altra parte, cioè sul lungomare Canepa, tutto questo non esiste, la strada è a filo case. Abbiamo chiesto a tutte le istituzioni, le potremmo rinominare ma le potete anche immaginare, certo, quelle locali e anche quelle statali, di poter intervenire con il minimo di quanto si potesse richiedere, cioè una copertura che isoli la strada dall'abitato. C'erano state anche indicate soluzioni più avveniristiche, come la costruzione di un piano sul quale appoggiare altre strutture. Credo che in questo momento a voi, come a tutti i cittadini della zona, interessi poi investire in realtà la concretezza. Ecco. A proposito dell'immediato, così veniamo, diciamo, alla conclusione di questa nostra chiacchierata, chiaramente continueremo a relazionarci con la vostra realtà. A proposito
proposito dell'immediato, perché poi magari torno da Silvia, non è stato fatto granché, le barriere sono assorbenti da quel lato lì, da quel fronte? No, sulle barriere anzi abbiamo avuto un riscontro negativo, sempre in una commissione consigliare nel comune. Mi stiamo affollando molto nel racconto, però purtroppo è il quotidiano, il vostro impegno. Garassino, quindi, che è assessore a sicurezza, in quella fase, in quella sede, disse proprio che le gallerie con assorbente non si potesse più installare, anche perché il muro che è stato abbattuto nel recente passato, quindi verso fine maggio, perché appunto era attaccatissimo alle case, era pericoloso, e secondo questa versione tecnica, che non ha riscontro secondo noi, questo muro era con assorbente, secondo quindi questa tesi ora è impossibile installare la galleria con assorbente. Questo abbiamo chiesto ai nostri tecnici, insomma Breo e anche altre persone, c'è un'infondatezza di fondo, diciamo, in questa cosa. Certo, si sta andando avanti anche da quel lato lì, però di fatto le barriere al momento sono no, un po' però presenti. Appunto, come dicevamo ieri in questa assemblea, abbiamo ribadito questa necessità e l'onorevole Pinotti ha richiesto appunto di inviare questo nostro render di questi team di architetti per prendere visione anche a livello parlamentare. Questo Come dicevamo prima, il tema sollevato anche a livello nazionale. Esatto, quindi dovremmo sollevare questo tema a livello nazionale e non scordiamoci che a fine agosto avevamo già pronta una diffida legale che abbiamo interrotto per solidarietà a Genova e al paese, nel senso che di fronte ai nostri amici sfollati della zona rossa abbiamo interrotto questa attività. In realtà per la gravità, perché comunque si parla di tutelare famiglie intere, bambini, anziani, comunque vivono su un'autostrada, a questo punto verificheremo e cercheremo di andare avanti, perché abbiamo bisogno di assolutamente di certezze, e abbiamo bisogno di certezze a livello di investimenti, sapere quando, come e perché ci verranno fatte queste opere di tutela. Direi messaggio chiaro per chiudere. Grazie Silvia Giardella, Fabio Valentino, Comitato Lungomare Canepa di Genova, Matteo Rovere, Babbo Leo News, cosa succede in Liguria? Lui è il buono.